Sì. Guarda, io non sono un esperto e quindi mi muovo con il massimo Certo. rispetto degli scienziati e della classe medica. Posso dire questo, che vista dagli Stati Uniti, la sanità italiana ha due immagini che sono una all'opposto dell'altra. Da una parte c'è grande stima per il personale sanitario italiano. Tant'è che eccellenti medici italiani vengono a lavorare negli Stati Uniti e la loro competenza, il loro talento è riconosciuto. Quindi c'è un grande, grande rispetto per medici e infermieri italiani. D'altro lato, però, c'è invece l'immagine di una sanità che è stata politicizzata, che è diventata una mangiatoia per classi politiche più regionali che nazionali. E quindi che è stata come corrosa da un vero e proprio cancro, una metastasi, insomma, una sanità che ha tutte le ragioni per essere un'eccellenza nazionale, che invece ha delle manchevolezze gravissime che sono venute a galla. E ritorno su quello che dicevo prima, perché tu mi chiedevi un messaggio di speranza. Io ho scritto un libro che è tutto all'insegna della speranza. Gli italiani hanno bisogno, tutti, a cominciare dai loro dirigenti, di aprire gli occhi e studiare i modelli che hanno funzionato. Lì vicino a voi avete la Germania, che in Europa è il paese che se l'è cavata meglio. Guardate come è stata Dice, imparate organizzata a copiare l'udienza. se non altro, copiate un poco poco. E Adesso poi voglio poi il sentire anche Giappone e la Leopoldo e Corea, che Bassetti anche sul loro secondo punto, me però devi siccome. guardare.